È sempre più facile attirare l'attenzione dei ragazzi se prima gli si propone un esempio concreto di quello che può succedere se loro compiono determinate azioni. Ed è quello che ormai fa da quattro anni la sezione vibonese della Fondazione Veronesi, che partendo dalla visione di un film, quest'anno Flight di Robert Zemeckis, vuole arrivare al cuore e al cervello degli alunni del liceo classico Michele Morelli. E Quest'anno è qualcosa di particolare che si parlerà di prevenzione fumo, alcol... E stiamo vedendo proprio molta sensibilità da parte dei ragazzi e molta partecipazione, anche perché è un problema che attanaglia la società attuale e gli esperti anche di Fondazione Veranesi che oggi sono venuti apposta da Milano stanno veramente andando a discutere con loro per sensibilizzarla ancora di più. Oggi trattiamo un argomento importante come quella che è la dipendenza e per dipendenza si intende non solo la dipendenza da alcol ma magari dipendenza da fumo, cannabis, droghe sintetiche. Noi sappiamo che i, i giovani sono molto vulnerabili ai danni di queste sostanze, anche gli adulti ovviamente ma soprattutto i giovani. Quindi vogliamo andare nelle scuole proprio a parlare di questi argomenti e per far capire che il danno non è solo a loro stessi ma anche alla collettività. Noi vogliamo informarvi che dietro a una dipendenza da alcol ci sta un mondo, e per mondo intendo. La dipendenza da alcol è la prima causa di morte per quanto riguarda gli incidenti stradali nei giovani. Tante gravidanze indesiderate arrivano per l'alcol perché uno non riesce a controllarsi, abbiamo anche molte colluttazioni dovute allo stato di ebbrezza dell'alcol. Ecco, consumare alcol è fondamentalmente sbagliato perché porta davvero a dei danni sociali molto impattanti. Molti ragazzi credono di ovviare ai problemi cercando informazioni su internet, ma non tutto quello che leggono è corretto. Cosa si può fare? Eh, siamo consci di questo problema perché spesso la prima cosa che si cerca è andare su Google e scrivere qualsiasi cosa e dal punto di vista medico esce un po' di tutto. Se vogliamo parlare di dipendenza in maniera seria dobbiamo dire assolutamente questa cosa, qualsiasi sostanza crea dipendenza, in particolare l'alcol, una dipendenza pazzesca ed è fondamentale dire ai giovani di non consumare alcol almeno fino ai 18 anni per una ragione molto semplice, il loro fegato non è in quel momento portato a detossificare l'alcol, quindi tutto quello che viene ingerito arriva a livello del cervello ed è tossico, quindi i giovani non sono in grado di metabolizzare l'alcol e questo porta a dei danni a livello cerebrale pazzeschi. E per quanto riguarda la cannabis? Per quanto riguarda la cannabis bisogna fare un distinguo molto eh, importante perché la cannabis terapeutica è una cosa, la cannabis che viene utilizzata, gli esperti dicono, a scopo ricreativo è tutt'altro. Cannabis terapeutica può essere utilizzata in alcuni casi su prescrizione medica per alleviare alcuni particolari problemi come ad esempio del dolore o della nausea da chemioterapia. Per quanto riguarda invece la cannabis classica dobbiamo assolutamente cancellarla perché non è una cannabis di tipo terapeutico, ovvero ha una composizione di THC e CBD, che sono due componenti particolari della, della cannabis, che sono create ad hoc per creare una dipendenza e per non fare un effetto farmacologico. Noi vediamo davvero dei, dei danni evidenti a livello cerebrale nei ragazzi che consumano tanta cannabis. Porta dipendenza? La cannabis porta dipendenza, assolutamente. Segue gli stessi meccanismi delle dipendenze classiche, perché a livello cerebrale stimola gli stessi neuroni. Alcol, cannabis, anche banalmente il gioco d'azzardo utilizza le stesse vie cerebrali che eh, appunto delle, delle sostanze d'abuso.